sono con Maria Rosa De Isvaldi, produttrice di questo Cotto d'Amore. Ma che cos'è? Come lo possiamo descrivere? Allora, lo possiamo descrivere anzitutto come un vino da dessert, ma è la definizione sicuramente la più facile e anche tutto sommato la più banale. Questo vino cotto è un vino antichissimo, di origine veramente molto lontane, protocollato, pensiamo un po' tutti, dagli antichi romani, e quindi è un vino che ha delle radici veramente che si perdono nel tempo. Nella tradizione teramana, anche abruzzese, anche aquilana, pescarese, chietina, è sopravvissuto come prodotto agroalimentare. In realtà si chiama vino cotto e a tutti gli effetti un vino, perché alla riduzione del mosto poi si riaggiunge il mosto fresco che fa ripartire la fermentazione naturale, né più e né meno come un altro tipo di vino. Io amo definirlo una sorta di passito, che anziché essere passito in vigna o in graticcio è passito per evaporazione. Sono in compagnia di Marco Simoni, sommelier nonché grandissimo appassionato di vini e sempre alla ricerca di qualcosa di particolare, così come è accaduto per questo vino cotto, vino che conoscono in pochi e che voi state cercando invece di portare alla luce. Questo è un prodotto di grande qualità, qua ritroviamo, questo è un 100% Montepulciano d'Abruzzo, delle colline teramane. Sentiamo proprio questa mora, ciliegia, fragola, note di caffè, note di tabacco, questa liquirizia pura che arriva. Pensare che in Abruzzo possiamo avere un qualcosa di diverso, però di altrettanta qualità, ci fa capire che non abbiamo nulla da invidiare con tutti i nostri prodotti anche alle altre regioni e anche alle altre nazioni. Un passo è stato fatto già quest'oggi con la creazione dell'associazione di produttori di vino cotto teramano, e tutti siamo in un'unica famiglia per portare avanti anche questa grande eccellenza del nostro Abruzzo. Quando si parla di vino si parla anche e soprattutto di storie. Siamo nel pieno Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la cantina è Villa Colle, e noi abbiamo ritrovato all'interno del fossato di questo antico monastero questa varietà DNA Gaglioppo. Questo vino, diciamo che ha proprio un qualcosa di paranormale, penso. Non so se essendo talmente introdotto, immerso nella storia, quindi nei ritrovamenti, però io lo vedo anche a livello commerciale, anche nei clienti, chi comunque degusta, nei giornalisti, tutti gli addetti al settore sentono proprio che questo è uno di quei vini che ha un qualcosa di particolare.